Stiamo aspettando il prete Novello, stiamo facendo bello per lui, anche perché è il giorno più bello della sua vita e spero che rimanga per sempre. Si respira quest'aria di grande festa, sì, in paese? Tutto il paese è interessato alla festa e a preparare tutto per lui. Quanto ci avete impiegato per costruire l'arco? Per fare quell'arco lì che vede, ci abbiamo impiegato 2 giorni precisi in 4-5 persone. Un lavoro non troppo comune. Tutta gente volontaria. Quelli ci sono delle signore che si sono prestate a fare dei mille rose e fiori, perché tutto il paese verrà fiorito, tutto. Da dove parte il prete che abita a Viana fino alla parrocchia. Don Santino Nicoli è l'arciprete di Nembro, quindi ci si sta preparando ad accogliere, a festeggiare Don Leonardo Zenoni che, lo ricordiamo, sabato verrà ordinato nel pomeriggio dalle mani di Monsignor Beschi, nuovo presbitero per la Chiesa di Bergamo. Saluto cordiale a tutti i telespettatori. È una gioia grande per la nostra comunità parrocchiale di Nembro accogliere il nostro Don Leonardo che verrà appunto ordinato questo sabato nella cattedrale. Una gioia per la famiglia, ma per tutta la comunità. Ci sentiamo davvero di ringraziare il Signore per questo dono grande che fa a tutta la Chiesa e ci stiamo preparando con la preghiera durante tutta la settimana e con manifestazioni particolari appunto sabato e domenica. Qual è il programma? Il programma accoglieremo Don Leonardo la sera del sabato alle ore 20 sul sagrato della Chiesa e per il saluto delle autorità civili e seguirà la benedizione eucaristica in chiesa per ringraziare insieme il Signore del dono del sacerdozio. Seguiranno i festeggiamenti il giorno dopo, la domenica 24, cominciando alle ore 10 con il corteo che parte dalla casa di Don Leonardo in via Maier per arrivare in plebana per la messa delle ore 11 concelebrata, presieduta da Don Leonardo. E alla messa seguirà il pranzo in oratorio per tutti gli invitati, parenti, amici e molte persone della comunità. Continuerà la festa nel pomeriggio e alle 18 ci sarà in chiesa plebana la messa di ringraziamento di Don Leonardo. La sera alle ore 21 una paraliturgia, un teatro religioso, sempre nella chiesa plebana, animato e proposto dai giovani del nostro oratorio, da Don Roberto, il curato dell'oratorio. Questo è un po' il programma dei festeggiamenti di questo avvenimento straordinario, anche perché la nostra parrocchia da 31 anni non aveva un sacerdote diocesano. È vero che il settembre scorso abbiamo avuto la gioia dell'ordinazione di Fra Giorgio, un francescano, appunto diocesano, erano 31 anni che non si registrava una ordinazione. La gioia è anche quella che abbiamo altri 4 seminaristi che i prossimi anni speriamo possano raggiungere la meta di Don Leonardo. Facciamo tanti auguri anche a loro.